o lo amano o lo odiano, fra. Mi sto cagando sotto. Raga, ma sei figo. Ragazzi, è arrivato il turno anche per Ivan Giussani. Stiamo studiando qualcosina per il suo furgone. Adesso gli abbiamo detto che non ce ne frega un cazzo, infatti non gli stiamo rispondendo da un paio di giorni perché vogliamo tenerlo sulle spine, visto che sporcona poco quando non gli si dicono le cose. E allora stiamo cercando di farlo smattare il più possibile. Stiamo facendo qualche prova adesso. Qui c'è qualche spoilerino, ma non so se sarà questa la grafica, perché sono giusto, come vi dicevo, delle prove. E adesso iniziamo a smaggettare ancora un po' il computer e cerchiamo di arrivare a un'idea che può essere riproducibile. Adesso ci stati. Ciao ragazzi, siamo tornati con un altro video, con un altro ospite d'eccezione, l'aspirapolvere d'Aiso. Ma te hai dei soprannomi o no? No, Ivo? Purtroppo io da Ivo, Ivi. Anch'io, porco. Io sono Ivanolo, lui è Ivanello. Vabbè, dopo aver detto tutte queste cazzate, vi rilascio ai titolari dell'azienda. Cosa andremo a fare oggi? Oggi andremo a pellicolare il furgone di Ivan, finalmente, che sono 6 anni che sta aspettando questo momento. Ragazzi, frappiamo il furgone, va bene Ivan? Quando... No, devo ancora scegliere. Quando lo compro non lo dico. Lui promette che terrà il wrap più di 4 mesi. Non come Edoardo Iannone con il pick up. In realtà il progetto c'è già, vi faremo vedere qualche cosa, quindi vi mostreremo cosa effettivamente andiamo a realizzare e definiamo un po' il tutto. Prepareremo le pellicole e chiaramente Ivan ci darà una mano perché... perché sono il migliore di tutti. Esatto. C che Ciano, M che Magenta, Y che Giallo e K. Però chiaramente per una questione di... Domanda a caldo, cosa ti aspetti? Che mi wrappino il furgone. Ah, oh, vedo, questo è palese. No, allora, non lo so. Cioè, allora, a me piace, perché io ovviamente ho già visto la grafica. Non so come potrebbe essere la risposta del pubblico. O lo amano o lo odiano, fra. Si capisce un c***o. Inquadra bene. Ah, quante cose che devo imparare. Poi mi chiedo perché quando gli chiedo se mi wrappano le cose mi dicono aspettiamo un po' di mesi, perché non hanno voglia di avermi qua. Tra l'altro la panigale non abbiamo ancora deciso come farla. Secondo giorno ragazzi, seconda fiancata, partiamo con il nero di base e poi applichiamo il restante dei colori. Ciu papi mugnagno. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. Qual è l'Ivan più grosso? Procede Leo? Complicatino. Più che altro che non possiamo mettere l'application, quindi la nostra carta, quella trasparente, sopra queste dime qui, perché altrimenti avendo tutte le pieghe del furgone non riesce a farle seguire. Quindi dobbiamo andare pezzo pezzo, chiana chiana, e finire il tutto. Dunque,
comunque base finita, finalmente cosa possiamo fare, capo? Allora, ci conviene andare ad applicare tutte, oh, che belle, le pellicole colorate. Mai giocato al memory da bambino? Certo, bro, sono fortissimo. Vai, allora dammi la mano. Questo? È esattamente questo. È lui. Che prova? È quello. È l'altro lato? Ne manca uno. È l'altro lato. No. Ci siamo già persi. No. Stai casando? No, mi sto cagando sotto. Ditemi se non è il fottuto video più divertente di Wrap Lab. Ragazzi, ci siamo, terzo ed ultimo giorno. Furgone, la maggior parte è stato posato. Questa notte abbiamo stampato i due nomi con il numero, quindi più tardi vedrete anche l'applicazione di questo. Dopodiché ci mancano muso e culo, si può dire culo? Culo si può dire? Sì, culo, tete, tutto si può dire. Muso e culo del furgone, che andremo a disegnare poi in base al nostro piacimento. Vamos. Eh? Vamos. Sei benvenuto nella casa blu. Porco. Yeah. They hate when you elevate. Stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, 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 yeah. They hate when you elevate. Raga, il furgone è finalmente finito. Non è bello, di più veramente. Cioè, qualcosa di devastante. Adesso il nostro caro Marco farà un po' di cinematiche. Anche il cane è contento, siamo tutti contenti. Leo è contento? Sei contento? Absolutely. Siamo tutti contenti. Quindi direi che potete godervi un po' di cinematiche. Anche questo progetto è finito, ragazzi, abbiamo completato tutte quelle che sono le grafiche per il furgone di Ivan, che non si era visto. Stavo già iniziando a ridere due minuti fa. Raga, quanto è figo. Devastante. Assurdo. Se non vi iscrivete al canale, grippate domani e sbiallate le macchine, quindi... Qua, metti proprio qua, l'hai messo? Ok, sono a posto. Quindi? No, è assurdo, cioè non sembra più il mio furgone. Cioè, gliel'hai già fatto vedere, hai già fatto un po' di cinematiche. Bravo, ora ho capito che essendo il cameraman deve fare... Sei stronzo? No, devi far no, zio! Abbiamo sbloccato solo questa funzione. Okay, allora. Raga, io veramente ci tengo a ringraziare Ivan e Leo per questo splendido lavoro, veramente troppa roba. Mi raccomando, contattateli se volete bravo cose, eccetera, eccetera. Ottimo ragazzi, quindi altro video terminato. Noi come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e al prossimo video. È la sua parte. Volevate una bestemmia. Porco!